Amici di Città delle Idee, ci troviamo a Mediglia in compagnia di Elisa Di Cristofano e Walt Zecca per presentare un'iniziativa particolare. Infatti loro sono una giovane coppia di 26 anni, giusto? E che si vogliono sposare e hanno trovato questa iniziativa, Mi sposo con lo sponsor. Ce lo dici tu perché? Ci dici Sì. che cosa vuol dire sposarsi con lo sponsor? Sì, allora, un paio di mesi fa abbiamo acquistato casa e Walt mi ha chiesto di sposarlo, però ci siamo subito resi conto che non avevamo le possibilità economiche per farlo. Di conseguenza abbiamo pensato di sposarci ugualmente con i nostri mezzi, quindi con l'aiuto dei nostri amici e via dicendo. In un secondo momento, curiosando su internet, sono finita su un articolo che parlava di questa tendenza nata in America, cioè quella appunto di sposarsi con gli sponsor, che era una tendenza che si stava diffondendo via via in Europa e consiste nel cercare sponsor, quindi in aziende, fornitori, insomma, commercianti che siano disposti a offrirti degli sconti o degli omaggi inerenti appunto al settore matrimoni in cambio di visibilità, di pubblicità, che può essere la visibilità su una pagina appunto del blog, su Facebook o con altre A iniziative. proposito di blog, ci fai vedere il tuo Sì, blog? questa è bella l'intestazione. E poi, vabbè, una parte centrale nella quale appunto informo i vari lettori degli sponsor trovati o comunque anche adesso inizio News, insomma. esatto, notizie inerenti all'organizzazione e preparativi del matrimonio, c'è una presentazione, quindi comunque anche abbastanza semplice, molto intuitivo anche per chi poi E qui insomma fai anche ci cerca. pubblicità a chi ti aiuta, Esatto, giusto? e quindi sulla parte sinistra ci sono i vari loghi di tutte le aziende fornitori che danno i loro servizi scontati o addirittura alle volte anche insomma gratuiti in cambio appunto di visibilità da parte nostra. Specifichiamo che tu lavori in un'azienda Sì? assicurativa e di sera invece anche presso un locale come Esatto, cameriera, giusto? esatto. E tu invece Io sono studente in economia, mi manca la tesi, management per l'impresa, sto facendo una tesi in accounting. E anch'io, insomma, lavoro di sera in locali, cameriere, barman, quello che capita, insomma. C'è anche la piccola Arianna che non ho salutato prima, però lei saluta gli amici di Città delle Idee. Beh, che giusto, mi ero dimenticata. Bene, quindi praticamente avete iniziato come, cioè qual è stata la tua prima azione, cioè scrivere il blog, giusto? E poi Sì. come si susseguono le cose? Allora, ho creato prima un blog, dopodiché ho iniziato a mandare delle mail chiare, insomma, in cui ci spiegavo chi eravamo, insomma, cosa cercavamo, i vari commercianti della zona, proprio piano piano abbiamo allargato il cerchio e niente, le risposte vabbè, sono arrivate, oddio, un po' negative, un po' non sono arrivate e via dicendo. Poi al contempo abbiamo anche chiamato magari conoscenze, quindi abbiamo poi man mano allargato il cerchio, quindi siamo partiti magari dall'amico piuttosto che per arrivare poi insomma ad ottenere una certa visibilità, nel senso che poi vabbè diffondendo il link anche su Facebook e via dicendo siamo stati poi contattati mano a mano da magari giornalisti locali piuttosto che appunto testate radio piuttosto che, e quindi chiaramente la visibilità del blog è aumentata e anche le offerte, quindi poi dopo sono arrivate sicuramente una quantità di offerte maggiore. Quindi con questa iniziativa tu cosa sei riuscita ad ottenere? Allora, La prima cosa è stata l'abito da sposa, l'abito da la sposa dell'atelier Dolores Tommasi a Milano, poi l'azienda per la quale lavoro, Rete Manager, ci offrirà lo champagne per il brindisi, tabacco gioielli, sempre di Milano, le fedi e i gioielli per la cerimonia. Poi abbiamo London Taxi di Belgioioso, l'automobile, un taxi inglese. Copyland di Latina, partecipazioni, segnaposto, tableau e via dicendo, tutta la parte diciamo grafica. Un vecchio amico di Walt, compagno di università, che ha un'azienda di ferramenti, si è offerto di sponsorizzarci porte, serramenti, insomma, perché state intanto ristrutturando ristrutturando casa. casa. Quindi insomma capita proprio a
che crede molto nel nostro progetto e nella nostra visibilità, quindi insomma ci tiene a esserci anche lui, questo è il nostro progetto. Molto bello da parte degli altri avere un certo supporto del genere, no? Perché vuol dire anche amicizia, no? Anche amicizia, sì, insomma, e poi sentire che credono in noi e per noi è positivo, insomma, non avremmo mai pensato a una cosa del genere, finire sui giornali, sulle TV, così. Pensavamo che fosse all'inizio aprire un blog, fosse quasi un gioco, no? L'abbiamo presa molto sportivamente, adesso insomma è diventato... Insomma, si è fatta avanti questa idea qua, siamo anche abbastanza felici. Eh sì, perché avete praticamente ottenuto quasi tutto. Manca qualcosa? Dobbiamo, sì, ci mancano praticamente i fiori e poi vabbè, dettagli del tipo, non so, le calzature, però vabbè, sono cose diciamo piccole, tutto sommato, perché poi il grosso insomma l'abbiamo trovato, esatto, quindi siamo soddisfatti, poi abbiamo trovato anche la musica, insomma il servizio fotografico, che comunque è una cosa molto costosa, le riprese video, insomma le bomboniere tra l'altro saranno realizzate a mano da questa artigiana di Catania, quindi fa delle cose un po' personalizzate. Quindi da tutta Italia mi hanno aiutato? Sì, insomma. sì. Infatti, grazie, che soddisfazione. È bello, sì, siamo stati contenti perché appunto, insomma... Bello, perché appunto poi non sono solo le persone vicine, ma anche le persone lontane che hanno saputo di questa cosa. E si sono proposte, insomma. Vi sposate il 18 giugno. Dove? Sì. Fortunago, Pavia, e questo comune che è stupendo. È insomma, uno dei borghi più belli d'Italia. Assolutamente. E sposeranno all'aperto. Loro hanno questo giardino dove appunto sposano all'aperto e insomma una cosa un po' particolare. E ci saranno tutti i cartelloni pubblicitari. Stiamo ancora cercando di capire come supportare, sì, la campagna, esatto. Però sì. Pensavamo sicuramente a un gadget da rilasciare poi agli invitati, dove saranno presenti tutte le presentazioni insomma delle aziende che ci hanno aiutato, quello sicuramente, e poi stiamo appunto pensando ad altre cosine insomma da fare durante la cerimonia, durante il matrimonio, cose appunto che poi vabbè, cioè rimangono un po' nel gusto, che non siano insomma troppo invasive. Troppo invasive, perché comunque noi siamo dei timidoni, insomma il nostro matrimonio insomma non lo pensavamo, cioè lo pensavamo tranquillo, qua tranquillina, in pochi, così adesso sembra essere una cosa proprio altisonante, non so. Ho capito. Di solito il giorno del matrimonio è sempre sognato da tutte le bambine, tu te lo aspettavi così? Cioè come te lo aspettavi e soprattutto avresti mai immaginato di avere un matrimonio con lo sponsor? No, speravi. No, fino a 2 mesi fa diciamo di no. Non pensavo, ma soprattutto non pensavo insomma che questa notizia potesse poi suscitare così tanta attenzione. Sì, perché comunque molti media mi hanno contattato. Esatto, insomma non l'avremmo mai potuto immaginare. Ecco. Avete ricevuto anche delle critiche? Critiche, parecchie, purtroppo appunto poi quando si riceve magari visibilità nel bene o nel male, poi si ricevono anche parecchie critiche, insomma da persone, anche coppie come noi che magari ci dicono che se avessimo voluto sposarci davvero l'avremmo fatto nella maniera più semplice possibile. Ma è quello che insomma avremmo fatto, cioè, ma noi lo facciamo così, nel senso noi comunque ci sposiamo, sì, in un modo umile, sì. Questo non ci permette di fare un matrimonio, sì, di quelli faraonici da 50.000 euro, assolutamente. Noi vogliamo anche proprio per il nostro gusto personale fare una cosa che sia tranquilla a nostro modo, ecco. Non è che abbiamo chiesto chissà che cosa, esatto. Sì, comunque saremo pochi, non è di turismo, quindi è una cosa molto semplice, economica. Altrimenti ci saremmo sposati in una villa, cioè non, sì, abbiamo comunque le possibilità, certo, nonostante tutti gli sponsor che ci hanno aiutato, quindi non è che insomma è così. E vabbè, poi critiche appunto in questo senso, poi si possono anche tollerare delle critiche di questo tipo, però vabbè, ci sono anche critiche che alle volte insomma sono anche un po' insensate, poco costruttive. Ecco, sì, quando non si viene capiti e si viene attaccati, quello diciamo è brutto. Magari senza ascoltarvi prima. Certo, senza comprendere la nostra storia, sapere chi siamo, essere attaccati, quello fa male, ma solo perché penso faccia male a chiunque, non a noi, perché abbiamo un blog, perché vogliamo sposare, insomma penso faccia male a chiunque non essere comprensi. C'è una cosa che voglio dire, c'è chi ci ha criticato dicendo che noi abbiamo creato questa cosa per trovare chi ci sponsorizza il viaggio di nozze.
Ecco, a me questa cosa mi ha dato molto fastidio perché allora io amo viaggiare, tutto quello che vuoi, però non penserei mai che qualcuno mi possa davvero sponsorizzare il viaggio di nozze, perché come ristorante lo pagheremo interamente di tasca nostra, così sarà eventualmente il viaggio, se lo faremo o non lo faremo, perché comunque non mi interessa a prescindere, cioè mi va bene veramente fare 2 giorni a Roma piuttosto che a Venezia giusto per festeggiare il nostro matrimonio, ma non ci interessa assolutamente. Ecco, questa è una cosa proprio, è una notizia proprio falsa, cioè non lo so, sembra quasi davvero che poi si vada ad attaccare le persone su cose che proprio non hanno senso. Tutta questa iniziativa sicuramente non è il viaggio di nozze al quale poi noi puntavamo.